Gente! Buongiorno amici, bentornati nel canale Team Tortuga. Io sono Sclerosa Alan, oggi parliamo di Traina con il vivo. Ovviamente ci troviamo in Croazia, visto che in Alto Adriatico, nella mia zona, questa tecnica di pesca purtroppo non è praticabile. Allora, due o tre volte all'anno mi sposto in Croazia per praticare questa tecnica di pesca che a me piace veramente un botto, e andiamo prettamente ad insidiare prede come dentici, cernie, lecce, ricciole, un po' quello che può capitare, ma prettamente miriamo alla cattura del dentice. Se parliamo di traina con il vivo, una delle cose più importanti è sicuramente quella di reperire l'esca. Per fare ciò ci sono diversi modi. Il primo sicuramente è quello di utilizzare i sabichi. Io ne ho di diversi tipi, ve ne faccio vedere un pochi. Nel mercato ne trovate veramente di molteplici tipi, di colorazioni diverse, di tantissime marche. Quello che è importante per un buon sabichi è che deve essere costruito con materiali di prima qualità, per cui la piumetta è fatta con vera pelle di pesce, e poi ci sono degli attrattori aggiuntivi che possono essere delle perline oppure delle colorazioni in plastica, diciamo. Ricordatevi che i sabichi non sono tutti uguali, questo ve lo dico per esperienza, per cui cercate di acquistarne di diversi tipi, di provarli, e poi con la vostra esperienza riuscirete a capire quali sono i prodotti più performanti e più attrattivi. Un altro tipo di esca che sicuramente non deve mancare e che sicuramente è il più performante e quello che è più apprezzato dai nostri amici predatori sono i cefalopodi, per cui dobbiamo disporre nella nostra attrezzatura di totanare o comunque artificiali come questi, adatti a catturare seppie o calamari. Inoltre possiamo reperire l'esca anche con altre tecniche di pesca, ad esempio con della piccola traina costiera, utilizzando piumette, piccoli artificiali, o addirittura delle matassine per catturare le aguglie. Ovviamente, se vi volete approcciare a questa tecnica, non può mancare una vasca del vivo nella vostra imbarcazione, oppure magari vasche del vivo già installate nella vostra imbarcazione, meglio se temporizzate. Questo favorisce sicuramente a mantenere l'esca nel tempo molto più vitale. Le attrezzature che andiamo a utilizzare per questa tecnica sono attrezzature specifiche per la traina col vivo. Io nel mio caso utilizzo un Artico Fenice anellata in linea. Le anellature le trovate sia in linea che a spirale e hanno una lunghezza di circa 2 metri. I mulinelli ovviamente dovranno essere rotanti, perché vi facilitano poi nel rilascio, diciamo, del piombo e nella tecnica di pesca per se stessa. Questa tecnica, amici, dell'elettronica è molto importante. Adesso vi mostro come io setto il mio strumento per approcciarmi soprattutto alla ricerca della fase dell'esca. Innanzitutto vado a selezionare in altre opzioni una tavolozza che a me piace tantissimo, che è la 13. Porto la color line a circa il 90%. E vado a selezionare una frequenza per ricerca. In questo caso utilizzo una medium gear. Ora andiamo ad agire sulla sensibilità. Imposto anche l'ampiezza campo, che mi permette di sapere quali sono i bersagli sotto la mia imbarcazione, e la linea batimetrica, che mi fa vedere la netta distinzione tra il fondale e la parte sopra, appena sopra il fondale, per cui ci fa capire se c'è uno strato di vegetazione o di costello. Ora partiamo con la ricerca. In questa fase un'altra tecnologia che vado ad utilizzare sicuramente è la side scan. Appena individuiamo delle marcature,
come in questo caso palle di foraggio o addirittura dei piccoli echi, è probabile che ci sia la presenza di sugherelli o di sgombri sotto la nostra imbarcazione, per cui andiamo a calare le nostre lenze e cerchiamo di fare del vivo che poi ci servirà per innescare in pesca. Invece riguarda la ricerca delle secche dove approcciarsi la traina col vivo, ovviamente ci servirà l'utilizzo della cartografia. Adesso vi faccio vedere cosa può essere utile nella cartografia da utilizzare. Quando vi spostate nella zona di pesca da voi interessata ed andate a ricercare delle secche come in questo caso nella cartografia, la prima cosa da fare è attivare le batimetriche ad alta risoluzione. Già questo vi darà un'idea di dove ricercare le secche più performanti, quelle che spiccano di più dal fondale, diciamo, che possono avere degli strapiombi e dei dislivelli veramente importanti per poi andare a filare le nostre esche. In questo caso abbiamo trovato una secca, vado a zoomarla. Se poi siete in possesso potete anche attivare la funzione Reveal che vi darà ancora più un'idea di come sarà fatta la vostra secca e di quale sarà la parte più pianeggiante e invece quale sarà il fronte dove i dislivelli saranno più a strapiombo. Questo è molto importante perché poi vi permette di filare le esche, di cercare di capire che giro fare sopra la secca per non poi incagliare con le nostre lenze o con i nostri piombi magari in pareti che hanno un dislivello troppo accentuato. La ricerca con queste tecnologie diventa veramente facile perché basta spostarvi e soprattutto la tecnologia Reveal vi dà veramente un'idea di dove sono gli strapiombi nel terreno, per cui andate semplicemente a zoomare col cursore e vedete che troviamo le secche che vanno strapiombo dai 5 metri qua, addirittura il fondale scende degradando pian piano fino a 100 metri di profondità. Ora che abbiamo individuato delle zone interessanti, andiamo a pesca. Andiamo a vedere un attimino nel dettaglio come realizzare il nostro sistema pescante. Per questa tecnica io nel mulinello utilizzo un trecciato normalmente che va dallo 0,21 allo 0,24 di diametro. Mi collego al terminale in fluorocarbon mediante un nodo fatto col bobbin knotter. È una sorta di PR solo un po' modificato. È un nodo che ormai io faccio in quasi tutte le tecniche, mi ci trovo veramente bene. Non dà impedimenti, ha un'ottima tenuta, per cui adesso andiamo a vedere insieme come si realizza. Prendiamo un paio di metri di trecciato nel nostro mulinello. E andiamo ad avvolgerlo nel nostro bobbing knotter. Ora prendiamo il nostro terminale, lo affianchiamo al nostro bobbing knotter e come per il PR iniziamo a fare degli avvolgimenti. Io ne faccio 23. Ora blocchiamo treccia e nylon su un dito e andiamo ad avvolgere il bobbin knotter. Una volta portato sotto il bobbin knotter, cominciamo a fare degli avvolgimenti verso treccia e nylon.
Una volta effettuata una decina di centimetri di spirali, fermate tutto con un mezzo collo. Stringete appena appena. Riavvolgiamo il nostro bobbin. E ora ripartiamo a fare le spire nel senso contrario, cioè sopra la legatura che abbiamo già fatto, sopra le spire già effettuate precedentemente. E ora andiamo ad effettuare la chiusura. Per effettuare la chiusura prendete un po' di filo. Tagliate il bobbin, ve lo zoom vicino, andiamo a fare una soletta con il filo e lo spezzone lo passiamo dentro per 7 volte. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 1,7. Una volta che avete allineato il tutto, la vostra soletta passata all'interno 7 volte, sciogliete le spire, per cui partite dal fine legatura e fate 7 giri. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 1,7 e la vostra asola è sciolta. Ora bagnate il nodo e tiriamo l'eccedenza. Andiamo a serrare e come vedete abbiamo una chiusura perfetta che non dà impedimento all'ingresso nei vostri anelli. Una volta ultimato e serrato bene il nodo, andiamo a tagliare l'eccedenza di nylon. Io la lascio quasi a filo, spero riusciate a vederlo, e arrotondo leggermente con l'accendino. Mentre per quanto riguarda l'eccedenza del trecciato, andiamo a creare una piccola soletta dove poi apprenderemo il nostro sgancio per il piombo guardiano. Eccola qua, piccola soletta, poi qua col gancetto andremo ad inserire il nostro piombo. Ora sciogliamo le torsioni e avvolgiamo il terminale nel nostro mulinello. Ora amici andiamo a vedere la parte finale del nostro calamento, cioè quella del terminale. Io utilizzo terminali rigorosamente in fluor carbon perché il dentice ha una forte abrasione sui terminali, soprattutto se di grosse pezzature. Per cui prediligo diametri che vanno dallo 0,60 fino ad 1,080. Questo ovviamente lo vario in base a dove vado a pescare, al tipo di secca e al periodo, perché ci sono periodi tipo l'autunno o l'inverno che si prendono dentici veramente grossi e magari d'estate prendo dentici di pezzatura un po' più piccola, per cui posso sfinare un po' di più sul mio terminale. Il terminale io personalmente come misura adotto un terminale dagli 8 metri di lunghezza che può arrivare fino a 10-12 metri. Utilizzare un terminale più lungo a me non piace molto perché siccome utilizzo l'active target quando pratico la pesca traina riesco a vedere costantemente il piombo e la mia esca dove stanno posizionati nella colonna d'acqua e mi accorgo con terminali particolarmente lunghi che soprattutto quando abbiamo una variazione della velocità di traina l'esca tende ad alzarsi veramente tantissimo dal fondo e non è una cosa che sinceramente mi piace, però ovviamente ognuno poi si approccia a queste tecniche come meglio crede. Ora andiamo a vedere come realizzare una montatura anche per il nostro finale.
La montatura può essere classica, cioè con un amo, se inserite diciamo uno sgombro, un sugarello magari di piccole dimensioni, allora lì basterà collegare un amo di tipo circle, come quelle ad esempio che usiamo per il big game. Mentre se andiamo a innescare sugarelli o sgombri di dimensioni molto più grandi, andiamo a realizzare una montatura con un doppio amo. Andiamo a vedere come. Come prima cosa vado ad utilizzare un pezzettino di tubicino. Questo tubicino non è quello classico per i galleggianti, ma è quello in uretano, quello per farvi capire che si utilizza sul big game, per cui è un po' più rigido ed ha una tenuta molto più ampia, perché si utilizza di solito per fare le redance sulle crimpature. Per quanto riguarda la tipologia di amo, in commercio ne trovate veramente di diversi tipi e diverse marche. Non voglio fare pubblicità, però ve ne accenno un paio anche per avere un riferimento. In questo caso, ad esempio, i Redendex di WMC, o mi trovo molto bene anche con i Sasame, che non mancano mai nella mia attrezzatura di pesca. E come amo, diciamo, trainante utilizzo un 6-0, come amo ferrante posso utilizzare ami anche del 7-8-0, sempre in base, ripeto, al periodo e che tipo di preda mi approccio, insomma. Allora, prendiamo un pezzo del tubicino che vi ho fatto vedere di circa 2 cm e andiamo ad inserirlo nel nostro terminale. Allo stesso modo inserisco un Redentex che ha il gambo, diciamo, l'occhiello disassato rispetto al gambo, e vado ad inserire il tubicino dentro l'occhiello del Redentex. Per cui adesso andrò ad effettuare la legatura sopra il tubicino nel mio amo. Per effettuare questa legatura ci sono vari metodi e vari nodi. Io vado a realizzarla mediante un nodo che si chiama Snelling Hook. Per me è uno dei nodi migliori al mondo e serve non per legare appunto il filo su un occhiello, su una girella o su proprio un occhiello dell'amo, ma serve per legarlo sul gambo dell'amo. Adesso vi faccio vedere come. Prendo uno spezzone dello 0,50. Questo è l'amo dove dobbiamo andare a legare dove dobbiamo eseguire la legatura. Vado ad appianarmi con tutti e due i fili, sia quello della lenza madre più grosso, sia lo 0,50 per eseguire la legatura, e creo un'asola in questa maniera. Una volta creata l'asola, inserisco due dita al suo interno, spero riusciate a capire bene, ruoto in questa maniera e vado a passare sotto l'amo, prendendo amo e due spezzoni di filo. E ho creato un giro d'avvolgimento sul mio amo. Questo lo faccio per 8 volte. Ultimata la legatura, vado a tirare il pezzo di 0,50 dietro, diciamo, l'occhiello dell'amo. In primis, e poi serrerò il pezzo di 0,50 davanti l'amo. In questa maniera otteniamo questo tipo di legatura, spero riusciate a vederlo. Ora vado semplicemente a spingere le spire vicino all'occhiello dell'amo. Una volta spostato le spire vicino all'occhiello, vado a serrare forte le due eccedenze e le taglio. Se avete eseguito tutto in maniera corretta, ora potete far scorrere il vostro amo, diciamo, sul terminale. Ora prendiamo un altro pezzo di tubicino che fungerà da ammortizzatore fra i due ami e andiamo ad inserirlo, andrà in battuta dell'amo scorrevole. A questo punto andiamo ad inserire l'ultimo amo con lo stesso nodo di prima. In giro con il filo. Andiamo a ruotare questo capo attorno allo stelo e mentre ruotiamo facciamo un avvolgimento e prendiamo amo e l'eccedenza del filo. Due dita, ruotiamo, facciamo il giro dello stelo prendendo dentro tutti e due e lo facciamo per 8 volte.
Ora andiamo a tirare sempre prima la parte dell'occhiello e poi quella verso la curva. Posizioniamo le spire vicino al nostro occhiello e andiamo a serrare. Un'altra piccola parentesi la facciamo sui piombi. Io prediligo quelli con aletta stabilizzatrice. I piombi che vado ad utilizzare vanno dai 200 grammi al mezzo chilo. Ovviamente in base al piombo varierà anche la canna e l'attrezzatura che andrete ad utilizzare, perché ogni canna è fatta per portare determinate grammature di piombo. Per collegare il piombo guardiano al nostro trave non facciamo nient'altro che collegare una girella. Collegare una girella a un filo, questo non è un nodo di tenuta, per cui fate che nodo volete, prendete più o meno uno spezzone di un metro di filo. E dall'altra parte andremo a collegare il nostro sgancio rapido. Sganci rapidi come questi, meglio se dimensioni generose, perché facilitano poi lo sgancio nel momento dell'allamata. Andiamo a inserire la girella al piombo, ci aiuterà anche a scaricare le torsioni, e dall'altra parte avremo il nostro sgancio rapido che andiamo ad appendere sul trave della nostra canna. Ora andiamo in pesca.